Buonasera, Daniele Barca, faccio conta loro il preside del comprensivo 3 di Modena. Ringrazio l'amico Clavarino che dopo una più che decennale amicizia mi ha invitato a fare questa chiacchiera. In realtà avevo visto l'ordine degli interventi e ho pensato, vabbè, parlerò una mezz'oretta, invece ho visto che erano tutti brevi, allora mi tocca dire qualcosa in più, insomma. Con molta semplicità e con molta umiltà, quello che provo a raccontare è un po' il frutto. Questo è uno spazio della mia scuola, si chiama Spazio Leo, il nostro Future Lab, il nostro spazio formativo. Proverò a raccontare tramite la mia esperienza quello che stiamo facendo a scuola effettivamente e anche quello che un po' sto vedendo in giro, quali possono essere le possibilità all'interno della scuola. Faccio subito un paio di premesse importanti. La prima è che parlerò di scuola, quindi per chi non è appassionato del genere sarà un po' probabilmente noioso. Ho visto che è uscito l'architetto, se non sbaglio, grazie a Dio, perché forse dirò qualche cosa di illegale, e quindi bisogna sempre stare attenti, no? A parte la battuta, è molto importante poi che tutte le soluzioni che ognuno individua vadano nella direzione poi naturalmente della sicurezza, eccetera, eccetera. Una prima premessa, non è mai elegante fare premesse, però importante, è questa, cioè in questo momento non abbiamo ancora certezze su che cosa possiamo comprare con i finanziamenti del 4.0, oggi. Perché dico questo? Perché nelle ultime notizie, oggi c'è credo a Roma una riunione sindacale proprio con i sindacati su questi aspetti, credo il 19 hanno annunciato una conferenza di servizio nazionale su questi temi, e quindi sia sul tema dei divari che sul tema del 4.0 avremo maggiori dettagli. Però, quando parliamo di allestire ambienti d'apprendimento, ci sono una serie di temi che andrebbero sciolti. Per esempio, quanto fa ambiente d'apprendimento un murales su una parete in una classe, o in un corridoio, o un murales didattico? Ci sono delle aziende che fanno da un punto di vista proprio grafico degli allestimenti bellissimi, anche interattivi, anche digitalizzati, che da soli hanno un compito di insegnamento, no? Io per esempio ho nello spazio grande, questo che vedete, lì in fondo, proprio lì in fondo, abbiamo due pareti, un po' più grandi di queste due pareti che abbiamo qui, con dei quadri fisici dove si proiettano delle immagini virtuali. Allora, una roba del genere per un ragazzino non è mai stato, perché io sto in periferia, un ragazzino non è mai stato in un museo, sì, ce lo portiamo al museo, però averla in casa significa che tu dai un impatto anche visivo sull'arte, la storia dell'arte, puoi far vedere il suo lavoro, puoi chiamare i genitori e fare il museo a scuola, insomma, puoi fare tante cose. Allora, perché faccio questa premessa? A parte che ho già dato l'idea, ma detto questo, è importante poi capire se queste cose possono essere finanziabili. Tutto il tema degli arredi, tema molto interessante, gli arredi mobili, no? Tutte le parole che ci sono nel documento del 4.0, che è anche scritto molto bene, secondo me, sulla flessibilità degli spazi, eccetera, pareti mobili, piccola edilizia. Ah, noi non sappiamo oggi, ad oggi, quanto di quei soldi che ognuno riceverà potranno essere investiti in queste partite. Quindi faccio questa premessa perché è fondamentale. È molto probabile, conoscendo qual è la storia degli ultimi investimenti, i 16.000 dello STEM, i Digital Board, il progetto Connettività, che sia sulle tecnologie, sugli oggetti, ok? È molto probabile che sia in quella direzione. Però il mio discorso naturalmente provo a farlo volare, perché se dovessimo soltanto strisciare o camminare non staremmo qua. Quindi, di fatto, la premessa è fondamentale per dire non sparate sul pianista se poi ci faranno capire che certe cose non si possono fare o vanno fatte con altri finanziamenti. Questo è logico, non dobbiamo mai smettere di fermarci solo perché non si può. Allora, perché l'ho chiamata? Qui avete la mia mail istituzionale, il sito della mia scuola, non perché il sito della mia scuola, ma perché io sto lì da, questo è il mio settimo anno, questo è il settimo anno, abbiamo rinnovato moltissimi ambienti, abbiamo rifatto quattro biblioteche,
rifatto tutti i laboratori di tecnologia, abbiamo rifatto tutti i laboratori di scienze, abbiamo fatto toponomastica, vedo che c'è anche l'ANCI, nel senso che c'è un piazzale grandissimo davanti alla scuola, abbiamo battezzato piazzale Mattarella, perché la scuola media si chiama Piazzanti Mattarella. Non è un piazzale Mattarella, naturalmente, però ci siamo divertiti a creare uno spazio con un grande murales che diventa, quando è bel tempo, quindi da marzo in poi, diventa uno spazio di vita comune. Ci abbiamo messo un bello schermo grande e via di seguito. Questo per dire che anche il tema degli spazi, quali spazi migliorare, quali spazi ingrandire, è molto legato alle realtà su misura di ogni scuola. Io faccio gli esempi miei per dire che io sono una scuola quadratica media, ho quattro plessi. Plesso dell'infanzia, abbiamo avuto il finanziamento, abbiamo con Reggio Children, abbiamo rifatto tutti gli atelier, tutti. Solo 70 studenti, quindi è anche molto facile giocare così. Ho due sezioni parallele, quindi ed è stato un bel lavoro di progettazione. È durato, questo è un altro aspetto interessante, 3 anni, nel senso che abbiamo cominciato a pensare e poi dopo 3 anni, quando è arrivato il finanziamento, abbiamo costruito. Ed è un ambiente a misura degli insegnanti. Ecco perché PNRR su misura. Io ho avuto l'onore di essere mandato dall'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna nel gruppo regionale, sapete che c'è stato un gruppo regionale sull'edilizia scolastica dell'Emilia Romagna, che ha prodotto anche un sito con dei lavori molto interessanti. Uno dei temi che ho portato io, lato scuola, è stato, attenzione però, non guardiamo solo alle comunità e alle esigenze della comunità, perché è vero che la scuola diventa un presidio della comunità, uno spazio dove poter fare delle cose, la dico male, però questo. Guardiamo anche le esigenze didattiche, perché se io faccio una bella astronave e nessuno sa guidare quell'astronave, è un problema non grande, immenso. Conosco realtà che naturalmente non posso dire, ma dove sono passato anch'io come dirigente, che hanno, come dire, hanno rivoluzionato architettonicamente degli spazi bellissimi, ma che non vengono utilizzati nella filosofia originaria della ristrutturazione. E quindi questo passaggio con la comunità è sicuramente importante. Voi pensate ai territori di periferia, quando vado a fare una ristrutturazione creo un'agorà all'aperto. Io sto creando uno spazio dove d'estate, in primavera, posso fare i concerti, tanta roba, posso chiamare la gente, farla stare insieme, no? Se io all'interno di una costruzione nuova io ho un ingresso che si chiama agorà, che però purtroppo poi ci piove dentro perché è successo l'usura dei palazzi, è un problema. Le scuole, io ne ho quattro di quattro epoche differenti, andiamo dalla fine dell'Ottocento fino al 2016, quindi conosco l'argomento lavori pubblici quotidianamente, insomma. Un agorà qualificato, certificato per accogliere 80, 100, 120 persone, è uno spazio di comunità dove io posso incontrare la comunità una volta al mese. Non è più solo scuola. Naturalmente poi vedo anche molti colleghi che conosco benissimo, io appresso a questo ci devo mettere la possibilità di tenere la scuola aperta fino alle 6:30 la sera. Quindi gestione contrattazione, gestione personale scolastico, eccetera, eccetera, perché se no uno spazio pensato, aperto alla comunità, che non riesco ad aprirlo perché c'è un problema di conflittualità contrattuale, è come non averlo praticamente. Allora, quindi l'idea del su misura è un po' quello come dire, guida questa mia presentazione. Naturalmente, Alessandro, vi lascio, anzi anche grazie all'Euro Direct per l'accompagnamento dell'essere venuto qua, vi lascio naturalmente le slide che sono più interessanti di quello che dirò io, anche perché c'è tanta roba dentro. La filosofia con cui sono state costruite è questa: cerchiamo di vedere il problema degli arredi e degli ambienti per l'apprendimento a scuola da vari punti di vista. Okay? Quindi vi darò vari tagli. Tutti questi tagli, era uscito l'architetto, vero? È uscito l'architetto, se dico qualche castroneria tecnica, non ascolti, ma si trova sempre d'accordo alla fine, naturalmente. Tutti questi tagli e questi ambienti, in qualche modo, hanno una funzionalità. Questo è molto importante, cioè sono legati a una coerenza. Okay? Quindi quello che adesso vedrete sono vari tagli, vari aspetti che noi possiamo, a cui possiamo stare attenti nel momento in cui proviamo a fare degli ambienti che siano su misura per gli insegnanti. Questo è centrale, perché io anch'io ho il sogno di fare gli ambienti per gli studenti, figurati.
il mio lavoro è quello praticamente. Ma un ambiente per gli studenti dove non c'è l'insegnante che valorizza quell'ambiente non funziona. Ti dico subito qual è la mia idea sugli ambienti. Uno, dagli un genitore. Ci deve essere uno che si innamora di quell'ambiente. E che lo segue, perché se no gli ambienti muoiono, anche i più belli, i più ricchi. Due, il nome, perché la prima cosa che noi esseri umani facciamo qual è? Dare un nome. Avete già sentito? Agorà. Abbiamo fatto un'ultima Agorà nella scuola elementare degli anni 70, abbiamo chiamato Agorà Gianni. Perché Gianni? Perché la scuola si chiama Gianni Rodari, però non abbiamo chiamato Agorà Rodari, sarebbe stato banale. Abbiamo chiamato Agorà Gianni. E i ragazzini iniziano a chiamarla Agorà Gianni. Spazio Leo avete sentito. Leo in realtà viene. Ricorda Leonardo da Vinci perché c'è della genialità alla tecnica. La prima è la zattera di robotica, la seconda di comunicazione, la terza di agri-food, colture idroponiche, eccetera, eccetera. Quindi Leonardo, la genialità. In realtà Leo è un acronimo, sta per Learning Experience on the Job. Però i ragazzini la chiamano spazio Leo. Quindi il nome, altra cosa fondamentale. Una cosa molto importante per me sono gli sponsor. Se in biblioteca Giunti, che è venuta, si è innamorata della biblioteca, mi dona X libri, io ci metto la targa fuori. Perché racconto che Giunti, o chi per lui, nel nostro caso, il comitato genitori, ha dato un contributo. Quindi io spingo i comitati a fare i loghi. Perché? Perché poi vi riconosco che questo ambiente è stato fatto grazie a voi. Vedete come poi tutto questo. Che cosa ci ricorda di tutto questo? Casa. A casa noi che facciamo? Gli ambienti cerchiamo di renderli più, come dire, legati ai nostri affetti, no? A dare, io la chiamo la didattica della casa, a renderli consoni con quello che noi siamo. Certo, non diamo il nome al bagno, o al corridoio, o allo stanzino, però lo stanzino quando ero bambino in fondo al corridoio, per me è lo stanzino con la S maiuscola. Perché era lo spazio dove cercavo i libri, i giocattoli che mi nascondevo, eccetera, eccetera, eccetera. Guardate, questo aspetto del sentire, per me, quando noi facciamo il RAV o i monitoraggi con gli studenti, quelli di scuola media, il complimento più grande è quando dicono che si sentono a casa loro a scuola. È davvero il complimento più grande. Va bene, andiamo avanti, grazie. Ho la giratrice di slide. Qui ho riportato alcune parole. Queste le ritrovate dentro il documento del 4.0, Soprattutto ricorre spesso il tema della rete, costruire rapporti e relazioni per fare questi ambienti, il tema della flessibilità, della configurazione. Flessibilità, configurazione, facile a dirsi. Ma se io faccio un ambiente flessibile con una parete che lo divide, poi devo fare un orario flessibile. E questo, andiamo a toccare altri argomenti molto interessanti. Faccio un esempio banalissimo. Io alle scuole medie ho la didattica per ambienti di apprendimento, quindi sono gli studenti che girano. In una struttura così non posso avere tutte le ore spezzettate. Chi fa 2 ore, da organico proprio, deve fare insieme. Perché se no i ragazzi stanno sempre a girare per tutta la scuola. Questo per dire che ogni scelta architettonica ha un corrispettivo di organizzazione didattica. Naturalmente, ma anche gestionale, non banale. Quindi, è belle, parole bellissime, mobilità, far girare i ragazzi. La prima cosa che mi dicono quelli che vengono a scuola mia è vabbè, ma la sicurezza, parco. Allora, a parte che se i ragazzi più autonomia e più responsabilità gli dai, meno fanno casino, ve lo dico. Più li tieni incarcerati, più fanno casino. Questo potete portarmi chiunque perché di scuola io ne ho girate, sono. Dico spesso che ho 58 anni, sono entrato a scuola a 6 anni e non ne sono praticamente mai uscito, fine pena mai praticamente, se non capite bene, insomma, diciamo che da studente, da docente, da preside, ne ho viste di scuola. E quindi belle parole, molto importanti, però attenzione che dietro si portano appresso una coerenza di azione. Andiamo avanti, grazie. Qui le ho riportate in elenco, andiamo avanti. Ce ne sono tante. Nel documento si parla anche di didattica a un certo punto, si parla proprio, vedete, abilità con gli spazi che aiutino ad acquisire abilità cognitive e metacognitive, pensiero critico, pensiero creativo, imparare a imparare, autoregolazione. Allora, quando, ipotesi, costruiamo una scuola nuova e la pensiamo con gli armadietti perché i ragazzi devono essere autonomi, togliersi le scarpe, mettersi le ciabatte, cambiare i libri, girare per la scuola. Noi stiamo facendo esattamente quella roba là, autoregolazione.
Quindi vedete che anche le scelte sugli arredi, perché noi abbiamo in mente la scuola dove siamo entrati noi, la mia scuola si chiama Balilla, la mia scuola elementare, quindi potete capire, era il nome nome, si potrebbe dire, insomma. E quindi lo stare tutti là, belli seduti, avevamo già i banchi moderni, parliamo degli anni 70, però lo stile era proprio quello delle scuole dell'Ottocento, no? Allora, quel tipo di scuola risponde, non sto qui a farvi il pippone perché c'è gente che sa fare meglio di me, però risponde a un'idea di scuola, ok? Ma se noi a casa non riusciamo a tenere i nostri ragazzi in uno spazio ancorati, ma manco se li blocchiamo. Non so se è la vostra esperienza, le mie figlie, ne ho due, stanno in tutti i posti, occupano, mano militare, tutta la casa. Io non c'ho uno spazio dove studiare, scrivere, cioè, dove andare a scuola. Allora, che cosa voglio dire con questa battuta? Voglio dire che parliamo ai ragazzi che hanno un orizzonte, e poi però quando diventano adolescenti, vogliono una stanza, si chiudono, non li vedi più. Hanno un orizzonte di spazi diversi dai nostri, che siamo stati abituati. Io non andavo manco in salotto, perché non si poteva toccare il salotto buono, meridionale, quindi capite bene questo. Ma queste, quando parliamo di spazi, spazi dove si apprende, dobbiamo pensare a una roba del genere, agli spazi che vivono i ragazzi. Ora, a me non piacciono i centri commerciali, lo dico subito, a priori, non ci vado manco. Però voi pensate che nelle periferie molti ragazzi, il loro orizzonte visivo è il centro commerciale. Non dico che bisogna prendere quella roba lì, ma dico che per esempio lavorare sull'immagine, lavorare sulla luce, eccetera, eccetera, possono essere degli orizzonti interessanti. Andiamo avanti, grazie. Ecco qui di nuovo, così giusto ripassiamo. Allora, prima cosa, io mi auguro che anche quelli connessi con noi e voi presenti avete acchiappato le due opportunità che sono appena passate, che sono la connettività e il digital board. Però, qualora non fosse accaduto questo, io, se ci avessi questa, se io fossi in questa condizione, tutti i soldi che mi arrivano dai 4.0 farei connettività e digital board, senza pietà. Questo perché, ne parlavo prima con Alessandro, secondo me bisogna anche dire ai colleghi che magari non hanno esperienza, non conoscono, come dire, non hanno magari neanche tanta, magari sono entrati in ruolo l'anno scorso, magari non hanno una comunità forte che li sostiene, un gruppo di insegnanti che provi a fare una cosa diversa, bisogna potergli dire: guarda, che intanto apprezziamo, ci lochiamo dai tempi del PNSD, il tappeto digitale. Noi dobbiamo entrare in uno spazio, in qualsiasi spazio della scuola, sia anche in corridoio, e devo poter fare delle cose, che sia il piazzale, devo poter fare delle cose digitali. Appunto, il tappeto si ispira ai, sapete, i grandi, non ci sono mai stati, i grandi alberghi dove c'è la musica dappertutto, eccetera, eccetera. Tu ce l'hai quella musica, ma non la sai, non te ne accorgi dopo un po'. Ok? Stessa cosa. Connettività. Gli schermi. Oggi non ci stanno più le, insomma, questi schermi digitali sono fantastici. Tu li metti là e anche chi non ha delle competenze ci attacca il PC e va. Poi, se vogliamo fare gli splendidi, ci mettiamo un Chromebox. Ci mettiamo una roba interattiva, i PC che parlano con lo schermo, ma proprio se vogliamo fare gli splendidi, insomma. Ma altrimenti, il basico è facile. Uno schermo da 75 pollici ha un costo ultra accessibile oggi. Ok? L'unica cosa sui tempi di consegna, perché è tutta roba che fanno dall'altra parte del mondo, non ci sono più componenti. Però, tolto questo particolare, e più ci ho messo il PC personale. Perché, e qui c'è una scelta di scuola molto importante. Sapete che c'è il famoso, la circolare Fioroni che vieta l'utilizzo dei cellulari, ma uno strumento digitale, che sia un tablet, che sia un PC, può aiutare a lavorare. Poi, se uno vuol mettere in piedi un progetto di pilot, dove ognuno si porta in sua scuola, con tutte le attenzioni del caso, allora il tappeto digitale, connettività e digital board funziona. Se uno invece non ce l'ha, allora oggi ci sono i carrelli. Allora, questo tema dei carrelli, dei PC a disposizione che ruotano nelle classi, dovrebbe essere, ripeto, soprattutto nelle comunità dove non si è fatta questa riflessione, perché io ho detto Alessandro, io vengo a parlare per tutti, provo a raccontare qualcosa che possa servire a tutti, è un tema centrale, perché possiamo iniziare a lavorare per classi aperte, possiamo iniziare a lavorare su progettualità specifiche. A quel punto io gli porto il carrello. Porto il carrello in aula. I vecchi laboratori, naturalmente alle superiori devono avere dei laboratori attrezzati per le discipline, quindi paradossalmente, secondo me, vedo i colleghi delle superiori,
il tema dei laboratori alle superiori è quasi più semplice, perché di fatto nella specializzazione della scuola c'è quella roba. Magari non ho avuto i fondi per poterli fare belli, nuovi, eccetera. Allora colgo l'occasione per spingerli in avanti. Parlo anche di un alberghiero, per esempio, no? Un alberghiero oggi ci sono cucine, forni ad alta tecnologia, come dire, dove si può lavorare in maniera differente, insomma. Perché io ho insegnato l'alberghiero e ne sono fierissimo. Non cucina, naturalmente, lo potete capire. Ma è stata forse l'esperienza, ecco, è il luogo dove ho imparato ad insegnare. Detta perfetta, dove ho imparato ad insegnare. Va bene, ok. Quindi, se proprio non sappiamo che fare, coltiviamo sul tappeto digitale. Però magari intanto avete acchiappato, li avete già acchiappati prima, i soldi di connettività e digital board. Tra l'altro è difficilissimo da rendicontare, è una roba che ci stanno facendo impazzire in maniera incredibile. Però questo è un altro, non è il tema di oggi, la rendicontazione. Lo affronterete più avanti, va bene, professor, va bene, andiamo avanti. Avanti, c'ho il dito che si è addormentato. Allora, sicuramente prima di andare ancora a pensare questi 100.000, questi 150, questi 200, sono scuole che hanno anche avuto 250, 100.000 euro, insomma, in assegnazione. Sicuramente un primo taglio è quello di domandarci: ma a scuola mia come si insegna? Questo è un argomento bellissimo. Se siete genitori, è l'argomento delle chat. Come si insegna a scuola mia? Guardate che questo è il punto di partenza centrale degli ambienti. Non c'è ambiente, l'ambiente è sensibile. Così come le tecnologie sono, scusate, in termini figlie di buona mamma, perché sembra che siano al tuo servizio, in realtà dietro quel mimetismo comandano loro, però questo è un altro tema più filosofico, se vogliamo. Un conto, allora, io posso fare lezione frontale, io posso fare apprendimento collaborativo e cooperativo. Ma ricordiamoci che l'ultimo studio nazionale sulle scuole nel 2012, quando abbiamo fatto le indicazioni, dice che una piccolissima percentuale di scuole autodichiarano, all'epoca si autodichiarava, quindi addirittura manco quando si fa ogni tanto, non ascoltate gli enti ufficiali, ogni tanto si cambia qualche numeretto, però fa proprio brutta figura, insomma. Ecco, su autodichiarazione le percentuali erano bassissime, su autodichiarazione, pazzesco. E quindi il 75%, 72%, una cosa del genere, dichiarava e faceva lezione frontale, detta l'antica, insomma, metodo trasmissivo. Esplorazione e interattività, debate e restituzione. Insomma, ognuno di questi quattro punti è un ambiente diverso, propone uno stile di ambiente diverso. E io non ce l'ho con la lezione frontale, perché è quello che sto facendo io in questo momento, ok? Però la lezione frontale ci basta uno schermo, qualche PC, ora lì. Per fare un lavoro di gruppo devo avere gli arredi, devo avere gli arredi, devo avere i software che mettono insieme i materiali, non citiamo niente. Insomma, un debate e una restituzione interessante. Non è che possiamo avere lo scrittore importante tutti i giorni a scuola, ma se riesco a collegarmi, quindi mi serve il software per collegarmi, una bella telecamera, eccetera, eccetera. A collegarmi a distanza, riesco a portare in classe il mondo. E questa è un'esperienza che ci ha insegnato il Covid. Non tanto fare video lezioni, quello è l'ultimo dei problemi, ci vuole poco oggi, quanto riuscire a portare l'autore in classe, quella è una roba pazzesca. E non parlo solo dei grandi autori, dei ragazzi più grandi, quei bambini piccoli gli porti l'attore o il mago in classe, che magari quello vive a Trieste, io ne ho uno molto bravo, il mago Clinton, che vive a Trieste, non è che poi veniamo a Modena. Però lui è carino, quella mezz'oretta della fa di spettacolo, mezz'oretta a distanza si legge. Nasce un ambiente diverso così, uno spazio diverso. Pensate alla musica, no? Anche avere un software non solo di scrittura, perché qui non c'è solo il problema degli hardware, ma anche dei software, ma anche un software per fare musica, no? Questo applicativo che stiamo usando è un applicativo molto buono. Purtroppo quando abbiamo iniziato a fare il jazz l'abbiamo dovuto bloccare, perché? Perché non mandava la musica. Oh, sì, no? E invece abbiamo cambiato software e adesso mandiamo in onda i concerti che fanno i nostri ragazzi. Quindi questo è un primo taglio, bisogna confrontarsi con gli stili. Ho usato banalmente la metafora della sartoria, anche se io non sono un campione di eleganza, come potrete vedere, per raccontare proprio che tipo di ambienti possiamo fare, PNRR su misura, gli stili, eccetera. Andiamo avanti, grazie.
Come impatta quindi sulla lezione, interrogazione, la verifica scritta in presenza? E questo è il tema di partenza, eh? Poi dopo ognuno se lo svolge come vuole, anche i colleghi che sono a distanza. Cambiare ambienti di riffa o di raffa significa cambiare anche un po' modo di lavorare. Poi approfondiremo questo tema. Andiamo avanti, grazie. Mi dispiace ora utilizzata per cambiare no, tutto. Avrà qualificazioni più alte di questa, però io no. Se non lo facevo io. Allora, e poi bisogna rispettare un certo dress code. Cioè, io qui ho fatto un elenco di attività che cambiano lo spazio in qualche maniera. Gli studi di caso, il project work, la roadmap, cambiano gli spazi, cambiano gli arredi, cambiano anche la gestione delle classi, i tour virtuali, fare un'inchiesta, un reportage e quindi anche l'acquisto, perché devo andare a acquistare un green screen, una telecamera, eccetera, eccetera, eccetera. Vi lascio immaginare soltanto. La web radio e la web TV, io qui mi fermo, di tutti mi fermo 2 secondi su questo perché è un po' la passione della mia scuola. Noi abbiamo creato 2 delle aule 4.0, le altre nel senso abbiamo disegnato, una l'abbiamo anche fatta, dico onestamente, ci siamo messi avanti, una. L'altra abbiamo messo la struttura, abbiamo creato 2 aule che sono una l'aula della web radio e una l'aula della web TV. E quindi il materiale sta lì, è come avere altri laboratori. Nell'aula della web TV c'è un bancone tipo telegiornale, dietro c'è uno screen lungo e la telecamera e il green screen per fare i collegamenti da Parigi, da Londra, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo messo delle grafiche accattivanti, da una parte c'è la storia della comunicazione, dall'altra parte ci sono delle lettere, no? Allora, è un ambiente immersivo senza essere digitale, poco digitale se vuoi, sì, c'è lo schermo, la telecamera, però poca roba. Naturalmente lavorare in quest'ottica significa cambiare proprio il modo di fare italiano. Faccio l'esempio, no? Significa che io ho studiato la rivoluzione francese e dopo come istituzione non ho la verifica orale, ma ho il filmato sulla rivoluzione francese in diretta dai ghigliottinati. Molto, molto divertente, c'è tutto il tema del trucco, c'è il tema del reportage, c'è il tema del giornalismo, insomma, eccetera. Questo si porta presto, lo dico subito per gli appassionati che lo sanno, un altro tema determinante che è la valutazione, però anche questo non lo toccherò, perché ce l'ho perso più velocemente, e quindi evito di entrare nel tema, però attenzione, guardate che ho fatto, sembra che stia parlando di digitale, ma in realtà sto parlando della scuola io. Abbiamo toccato lo spazio, ci abbiamo creato uno spazio diverso, una modalità diversa di fare scuola, una modalità diversa di valutare, che è un po' il tema del momento, no? Voi che siete proprio veri ministeriali più di me, che ho già dato, diciamo, su questo. Ok, andiamo avanti, quindi, vedete, cambia molto anche al secondo, e ora vedrete una lunga lista che ve la lascio di possibilità. Cambi un ambiente perché posso utilizzare con l'uso del sincrono, una webcam, un software, andiamo avanti. Posso lavorare in quell'ambiente in asincrono. Andiamo avanti. Posso decidere dei tempi, percorsi, consegne, scadenze, quadrimestrali. Vedete, fissare delle routine. Io ho la scuola elementare piccola, che è poco distante, verso i confini del Modenese. Voi dovete sapere che Modena era chiamata la piccola Venezia, perché è piena di canali. Questi canali dal centro, infatti le vie del centro si chiamano via Canal Chiaro, sotto ci stavano i canali, come Bologna, del resto. E questi canali portano verso la campagna e irrigavano la campagna, che è la grande ricchezza del territorio. E quindi, alla fine dell'Ottocento, i conti nobili, per non mandare i figli distanti a casa a studiare, e con questo senso di bonomia cattolica, fecero le scuole di campagna. E quindi costruirono insieme alla chiesa, nei poderi, queste scuole di campagna. Una delle mie scuole è una roba di questo tipo. Quindi parliamo di mura grosse, pochi spazi, eccetera. Lì, per esempio, abbiamo creato una routine diversa. Cioè, parliamo di scuola elementare, dalla prima alla quinta, prima, seconda, terza, quarta e quinta. Ogni classe, questo per dire poi come ogni plesso, anche ogni muratura, ha un'idea diversa proprio di scuola. Ogni classe ha un atelier. Per cui, vado a memoria, la quarta è contestualmente l'atelier di lettura. Non possiamo, questa
sapete, non possiamo chiamare le biblioteche biblioteche se non hanno particolari crismi di sicurezza. Quindi noi chiamiamo atelier, ci stanno i libri, qui a tutti gli atelier. Atelier di lettura. La quarta fa le prime due ore nella sua aula dove fa italiano nell'atelier di lettura e poi si sposta nell'atelier di scienze, che al tempo stesso è l'aula della terza. Ok? Quindi loro cambiano tre spazi in un giorno. Tempi, gestione del tempo. Il ragazzino da piccolo impara che ogni spazio ha una sua destinazione. Ok? Naturalmente qui ci devi mettere gli armadietti, li abbiamo messi molto belli. Non come quelli dei ragazzi più grandi, ma più da infanzia, se vogliamo, tecnicamente. E i ragazzi girano, ruotano, acquistano autonomia in una scuola vecchia, antica, ecco, per esempio, antica. Abbiamo rivoluzionato gli spazi all'interno. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che davvero poi, in base all'esigenza degli insegnanti, la scelta che si fa, si può cambiare gli spazi. E ognuno di questi atelier è attrezzato per farci le attività specifiche. Andiamo avanti? Ci sono quei tempi, sì? Ecco, grande tema, interessantissimo, il tema della virtualizzazione. Oggi se ne parla molto, non entro nell'argomento perché sarei tedioso, però tutto il discorso dei percorsi virtuali, degli ambienti aumentati, se andate in una qualsiasi fiera da adesso in poi, sia quelle internazionali che quelle nazionali, troverete anche lo spazio degli ambienti aumentati, spazi dove interagisci col muro, con una parete, con uno schermo e via di seguito. Anche questa è una dimensione importante. Qual è il rischio di una cosa del genere? Che faccio solo l'acquisto della parete interattiva e poi nessuno la usa, o la usa come un proiettore. Questo è un po' il problema di queste robe bellissime, no? Che purtroppo noi esseri umani poi riduciamo la potenzialità delle cose. Andiamo avanti? Il tema degli ambienti e piattaforme è un tema importantissimo. Sapete che noi scuole siamo stati anche sotto l'attacco di monitor PA per questi temi qui, quindi è un tema di grande delicatezza, però molto importante. Oggi nulla accade nel mondo lavorativo che non sia su una piattaforma. Gran parte anche degli applicativi e dei servizi che abbiamo sono tutti in cloud, su piattaforme, sono dei finanziamenti imposti del Ministero, a proposito di mettere insieme i finanziamenti, non del Ministero, dell'innovazione tecnologica. Andiamo avanti. Tema molto interessante, voi direte, ma che ci azzeccano i contenuti digitali con gli ambienti? Eh sì che ci azzeccano, perché se io inizio a organizzare una raccolta di contenuti, allora davvero io posso spostarmi da un'ora all'altra a fare lezione. Perché vuol dire che io quei contenuti ce l'ho sempre a disposizione. Noi scherzando sul sito l'abbiamo chiamato Teche IC3. Sono tutti contenuti realizzati dagli insegnanti, sotto varie forme, alcuni più complessi, altri meno complessi, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. E qui entriamo nel vivo, questo è il mio grande classico, c'è una riflessione, i cosiddetti quattro cantoni. Allora, diciamo, decidiamo di fare degli ambienti nuovi. Qual è la prima riflessione che secondo me bisogna fare? La prima riflessione è questa, ricordiamoci, la scuola italiana normale, quindi anche quella delle mie figlie per capirci, quella dove... anche uno dei miei plessi, è basata su quattro gambe, che sono l'aula, cioè lo spazio dove avviene la lezione, la classe, intesa in senso proprio originario, cioè la classe, noi che abbiamo fatto il soldato, è quella in cui siamo nati tutti nello stesso anno, per capirci. La classe, siete la classe? Questa. La classe e aula e classe corrispondono in maniera strettissima. Perché io, nell'aula, in fondo al corridoio, non so manco come chiamarla, perché le aule sono tutte uguali, che è interessante questa roba rispetto a quello detto prima, c'è la prima B, cioè tutti quelli che sono nati in quell'anno specifico, tranne i bocciati, vabbè, porelli, era un altro tema. La terza gamba è il tempo, cioè la vita di una scuola è legata anche al tema del tempo. Perché? Perché se io ho la prima B che sta nell'aula in fondo al corridoio, automaticamente l'orario della prima B è legato al fatto che in quell'aula io ogni giorno devo fare X ore di lezione. E quindi c'è tutto il tema di quante ore di italiano insieme, quante ore di matematica, come avviene la rotazione complessiva. Voi direte, Marco, stai dicendo una banalità. In realtà se ci riflettete a scuola questa roba qui, perché non riusciamo a incidere su una diversa organizzazione? Perché teniamo ferme queste gambe.
queste tre gambe. Infatti, le scuole che hanno provato a muovere una di queste gambe, cito due esempi, uno è finito mo' sui giornali, le scuole MOF, quelle che si ispirano al modello finlandese, fanno un grande accorpamento delle ore per cui fanno tutto inglese in una classe in un certo periodo, tutto matematica in un certo periodo, hanno proprio una strutturazione differente. Naturalmente per far questo hanno anche degli ambienti dedicati, perché se devo tenere a lungo gli studenti a fare inglese, deve essere l'aula di inglese a tutti gli effetti. Ok? Quindi, una sulle scuole MOF, che è proprio la cosa più recente, la trovate online, un centinaio di scuole, partite da una dirigente marchigiana, se non ricordo male. Molto interessante come modello, molto difficile, serve grande compattezza, eccetera. L'altro è il modello delle scuole a cui appartengo io, che sono le scuole della didattica per ambienti di apprendimento. Vale a dire che l'insegnante che ha l'aula, che possiede l'aula, e sono gli studenti che girano. In un 4.0, vi anticipo e proseguo, in un 4.0 questo è il modello perfetto. Perché? Perché il professor Barca di italiano, se mi chiede una mappa interattiva o un proiettore, perché ogni giorno può far vedere delle immagini dei suoi ragazzi grandi su un muro, ho già fatto con lui il 4.0, ho ammodernato lo spazio e gli ho dato un senso didattico. Diciamo che se si è un modello dove in qualche modo si può fare un ragionamento proprio su una dotazione specifica per ognuno. L'esempio che facevo prima, no? I miei due insegnanti che hanno l'aula web TV e l'aula web radio sono due insegnanti di italiano. Naturalmente anche qui ci sono dei vincoli, il fatto di avere un numero X di aule in più, eccetera. Attenzione però che qui cambia proprio il paradigma, perché l'aula di ginnastica è la palestra, l'aula di tecnologia e l'aula di tecnologia, no, a tutti gli effetti. L'aula di musica e l'aula di musica è solo là. Non è come le scuole normali dove tu hai le aule della classe e i laboratori. Non so se mi spiego. Cambia proprio la prospettiva. Quindi, qual è la quarta gamba? La quarta gamba è il curriculum, perché nel momento in cui tocchi una delle tre, automaticamente vai a toccare il modo in cui lavori in classe. Ci sarebbe una quinta che è la valutazione, ma la tengo sempre da parte perché è perché se io inizio a lavorare in maniera che il professor Barca abbia i suoi strumenti nella sua aula, anche se non fa scienze, ma fa italiano, e quindi nella sua aula può realizzare determinati apprendimenti, vuol dire che stiamo lavorando su un apprendimento più attivo, più partecipativo, perché gli studenti riconoscono la loro aula, gli studenti sanno quali sono gli strumenti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi i quattro cantoni sono esattamente questa roba qui. Non sto dicendo che chi tiene lo status quo stia sbagliando. Io sono stato, ho fatto reggenze per anni, ahimè, perché siamo stati tutti chiamati a fare il militare dall'ufficio scolastico, e non ho cambiato le situazioni dove sono andato, per principio. Perché? Perché la comunità docenti, e qui sono partito da questo, ricordate? La comunità docenti è determinante, in percentuale maggioritaria, con che ci sia quella che io chiamo un'idea di scuola. Questo è veramente determinante. Senza non vai da nessuna parte. Questo è come dire, lo dico. Poi, ovvio, si può costruire, perché con la formazione, con la partecipazione, dimostrando. Io, per esempio, non lo dico mai nei social, diversamente da tanti colleghi, ma ho ogni anno, dall'inizio dell'anno, ho 20-25 scuole, sono venuta a vedere. Io lo faccio per carineria, perché sono tutti amici, no? Per gentilezza. Però so anche che quando torno a casa non lo faranno quello che hanno visto. Ma non perché abbia scarsa fiducia, ma perché so che dietro ci deve essere qualcuno che ti porta a casa il risultato, se no non si riesce. Certo, in un modello dove ognuno ha la sua aula c'è una cura pazzesca, non c'è un graffio. L'aula può essere abbellita continuamente, ci sono degli strumenti efficaci rispetto all'aula dove passano tutti quanti. Questo è una banalità, ma è così. Nella mia vita quotidiana è così. E infatti, se devo raccontare l'altra mia scuola, ne è rimasta una, che è la scuola elementare grande, 500 studenti, 50 insegnanti più i sostegni, eccetera, eccetera. Lì, per esempio, hanno fatto la scelta di avere dei bei laboratori e andare nei laboratori come al liceo. Io ho insegnato anche al liceo scientifico e si faceva così. Tu avevi l'ora di laboratorio. Quindi, in un modello del genere vai a potenziare i laboratori, naturalmente. Quindi ecco perché PNRR
su misura, secondo me ognuno deve fare i conti con se stesso, capire che taglio dare e poi fare delle scelte con il gruppo che spero abbiate tutti costituito. Io per esempio nel gruppo ci ho messo tutti i team digitale, che sono 7 persone, più l'insegnante d'arte che c'è all'estero, più i referenti di presso, che conoscono come funzionano i bagni, chi chiamare se si rompe qualcosa. I referenti di presso fanno un lavoro sporco, ma determinante, so. Va bene, andiamo avanti, qui cito, faccio cose colte però. L'ibridazione è un tema che ricorre nel documento, che ricorre continuamente, cioè una didattica che non sia solo digitale, che non sia solo cartacea. Ieri ho partecipato a una riunione in preparazione di didatta, tu eri assente, Monello, in preparazione di didatta è tornato il tema di ritornare all'analogico. Ok, ma boh, ritorniamo all'analogico, però ricordiamoci che l'80% delle situazioni non sono ancora digitali, quindi sì, torniamo all'analogico, però con grano salis. Io dico sempre che nel contesto scolastico non si devono dire cose mai troppo conservatrici, perché tanto già sono conservatrici, quindi è inutile che diciamo anche noi che siamo saggi cose conservatrici. Anch'io credo che, per esempio, dei bei pannelli di plexiglass a norma, antincendio, eccetera, no, perché io sono terrorizzato. Però no, il mio SPP è un ingegnere, se ci vogliamo molto bene, quindi no. Però, per esempio, dei pannelli grandi, plexiglass, giusto spessore, con i tagli fatti bene, eccetera, eccetera, al posto anche di una lavagna normale, una roba pazzesca. Voi pensate se io dentro ci metto anche una carta geografica, dentro nel senso, sapete come si fanno i pannelli di plexiglass? Sono su pressione, dentro puoi metterci il disegno che vuoi. In un'aula di geografia, una parete così, diventa interessantissima, perché tu ci puoi mettere, no? Delle scritte, lavorare operativamente, eccetera, eccetera. Ed è assolutamente analogico, il plexiglass, antico, se vogliamo. Ecco. Tutte queste cose insieme, però il tema dell'ibridazione è un tema molto molto importante. Andiamo avanti, i quattro cantoni, andiamo avanti, sì, qui poi, e qui spiego che cosa, ho già spiegato questa roba qui, la classe, che cos'è, andiamo avanti, l'aula, il tempo e infine il curriculum. Ecco qua, a questo punto vi propongo quattro modelli in base alle taglie, come avrete visto. Nessuno di queste taglie mi si addice, perché io sono tutte over rispetto a tutte queste. La prima taglia è quella regola, scherzando. Che cos'è la taglia regola? La scuola come la conosciamo tutti, io dal 1970. Cioè, aula che corrisponde alla classe, corridoio, aule da un lato, aule dall'altro, eccetera. Come si può fare il 4.0 in una situazione del genere? Allora, io il consiglio che do è lavorare sui laboratori. Cioè specializzare ulteriormente i laboratori, perché se non c'è la mentalità che cambia un modo di lavorare all'interno delle classi e come sistema scuola, allora tanto vale avere dei laboratori belli. E oggi possibilità di avere laboratori, ho fatto i due esempi, web radio e web TV, no? Che possono anche convivere insieme nello stesso spazio. Non parliamo solo dei tipici laboratori di robotica, making, che ormai sono, credo, molto diffusi, con gli atelier, progetto che lanciamo quando ero al Ministero. Credo che esistano ancora già molti atelier creativi, ecco. Spingere su forme anche nuove di laboratorio per la comunicazione, dove possano accedere anche quelli di italiano, di storia, di geografia, e piano. Non è che possono essere. Certo, voi mi direte, vabbè, però se quello di italiano lavora con quello di robotica, a un certo punto possono fare una storia su robotica. Questo è bello, però questo richiede già un cambio di mentalità. Notate che mi avete chiamato per parlare di spazi di innovazione, vi sto parlando di mentalità, di didattica, eccetera. Quindi, prima taglia, sicuramente il laboratorio. È la mia esperienza della mia scuola elementare grande. Ho detto, ragazzi, oh, ci siamo capiti, ristrutturiamo uno spazio grande per stare tutti insieme. Vi racconto una storia al contrario. Con l'architetto Zini, Michele Zini, o Tullio il padre, abbiamo realizzato proprio in quella scuola, al posto del teatro, abbiamo fatto un ambiente di apprendimento dove c'è il palco, ci sono le luci, ma è pensato come un aeroporto, come la sala d'attesa di un aeroporto, a proposito di Europe Direct, perché volevamo fare uno spazio per le lingue, perché abbiamo la specialista inglese, eccetera, eccetera, eccetera. Non lo capisco, non capisco questa roba qui, che da quello che era il teatro ci abbiamo fatto uno spazio di scambio, dove c'è la tribunetta per fare il debate, c'è la telecamera con green screen per fare il filmato da Londra, non lo capisco, è una roba, io più lo spiego, meno, ma no,
perché se per quello loro è il teatro, quello è il teatro. Puoi cambiare il nome, puoi fare quel che vuoi, puoi organizzare eventi, formazione, quello che vuoi. Quello è il teatro. Perché racconto questa storiella simpatica, che spero non vedano in onda, sennò poi mi sparano quando torno? Proprio per dire che non basta solo i soldi, la volontà di cambiare e l'idea e l'architetto geniale. Non basta questo. Ci vuole un coinvolgimento proprio diverso. Un tema divertente? Spesso quando si fa un ambiente nuovo si fa scegliere il nome dell'ambiente ai bimbi. Allora io dico sì, un grano salis, perché? Ma figurati se io non mi diverto a giocare con i bambini. Però, siccome poi la scuola deve vivere di rapporti, relazioni, contatti, il nome deve essere bello. E non sempre in queste dinamiche esce un nome che abbia un senso. Quindi, anche questo tema è molto interessante, coinvolgere la comunità, ma trovare anche un modo di gestire la comunicazione. Andiamo avanti? Abbiamo quasi finito. Seconda taglia fit, a ognuno il suo. E questo è il tipico esempio dei modelli data. Cioè, se ogni insegnante ha la sua aula, potenzi l'aula. Quindi, io ho l'insegnante di matematica che è appassionata di robotica, proprio appassionata. Naturalmente lei non va nel laboratorio di robotica, perché il laboratorio di robotica è dell'insegnante di tecnologia. Ma no, si vogliono bene, però, come dice, cosa gli ho messo dentro? Now, robot umanoide. Che tra parentesi ce l'avevamo, l'abbiamo fatto aggiustare, eccetera, eccetera, ma lei è diventata la nonna di Now. Un robottino anche così. Attenzione, guardate che è determinante una cosa del genere, perché significa che un aggeggio che io avevo là in cassaforte, che non usava nessuno, adesso è vivo. E quello che dicevo prima, no? Gli spazi legati alle persone. Ho fatto un grande rinnovamento architettonico? No. Ha creato la casa con i ragazzi, hanno costruito in legno la casa di Nao. Nao sta là, in quell'aula. Boh, per dire che poi non è che dobbiamo stare a pensare anche a grandi sistemi, ma qualcosa che l'insegnante si senta. Poi però io ho anche promesso la parete con i pianeti, la parete con i pianeti che si retroilluminano, molto carino, insomma. Questo bisogna capire se ce lo finanziano, però intanto il disegno c'è, il progetto c'è. Ok, attiro solo l'attenzione su un modello molto interessante per la primaria, l'aula righe a quadretti. Ma se proprio nessuno vuol cambiare nulla, non è che si può provare a fare qualcosa di nuovo, ma mantenendo la tradizione. Allora, prendiamo la classe quarta elementare, ok? Due quarte elementari, quarta A e quarta B. In genere, per chi non lo sa, si lavora in classi parallele elementari, per cui si fa parte della programmazione insieme, via di seguito. Quarta A e quarta B però particolarmente si vogliono bene. Quindi i due insegnanti di italiano di quarta A e quarta B e i due insegnanti di matematica, semplifico, perché poi ci sono tutte le altre materie, di quarta A e quarta B, prendono due aule che prima erano la quarta A e la quarta B. Quindi la quarta A diventerà aula righe e ci andranno insegnanti di italiano della quarta A e della quarta B. E la quarta B diventa l'aula quadretti e ci andranno insegnanti di matematica della quarta A e della quarta B. Voi direte, è una banalità. No, perché io così attrezzo le due aule per italiano, storia, geografia, arte, e per matematica, tecnologia, scienze, eccetera. Un piccolo cambiamento nella tradizione. Cioè, non sto a fare la rivoluzione, ok? Quindi, significa che io lì dentro, l'aula riga a quadretti, diventa un modo per provare a cambiare anche la mentalità. Su 25 team sono due. Lo dico subito. Io racconto anche le sconfitte. Però, attenzione, noi dobbiamo proporre. Io tanti anni fa lavoravo con, ma proprio ero un ragazzo, con Indire, e quando gli diciamo, dai, facciamo questo progetto di formazione, dicevo, ragazzi, buoni, noi siamo come un ristorante, noi dobbiamo proporre il menù fisso che tutti possono accedere, sia per prezzo, sia per come. E poi possiamo proporre il menù alla carta, dove proponiamo qualche piatto un po' più sofisticato, così la formazione, così anche questo, così questo tema degli ambienti. Alla righe e alla quadretti mi piace molto, ma non sono riuscito a venderlo moltissimo, però è molto interessante proprio come modello, no? Perché sto pian piano dicendo all'insegnante, guarda che quello spazio è il tuo spazio specializzato, che è molto interessante. In quella di matematica ci metti le pascaline, eccetera, eccetera, eccetera. Andiamo avanti, terzo modello, XS. Non sempre ho
si chiama Ispira, un po' perché la biblioteca ti deve ispirare, un po' perché è fatto a spirale. Inizialmente doveva essere proprio una spirale, perché avevamo in mente, sapete i film americani dove i ragazzi si innamorano guardandosi da una parte all'altra delle librerie e poi si baciano? Quando me l'ha proposto l'architetto, ho detto, però così mi mozzi tutto lo spazio, non è uno spazio grandissimo. Cioè, se io metto al centro l'idea iniziale del punto interrogativo, quindi certo, pensate che non va bellissimo, però il punto interrogativo, capita a me, mi mozza tutto lo spazio, no? E io volevo invece l'ambiente di apprendimento. Alla fine il compromesso è stato, vedete che sale e scende la libreria, perché lì ci facciamo le gare di robotica, cioè è la pista dei robottini, quindi postiamo i robottini nella biblioteca, quindi questo, non siamo tanto normali però. E guardate i gradoni, va bene? I gradoni servono ad accogliere una classe intera, ok? Quindi l'idea è che quella non è una biblioteca, cioè deposito dei libri, catalogo, consultazione, eccetera, ma è uno spazio di apprendimento. Per esempio, conoscerete tutti i Batini dell'Università di Perugia, noi facciamo il progetto ad alta voce, alle medie, per cui si legge ad alta voce gli studenti per migliorare i processi di apprendimento. Molto interessante. Ma la foto è solo per dire che in uno spazio piccolo io non posso inventarmi grandi arredi o grandi cose. Allora capovolgo la filosofia. In un XS ci metto dei laboratori mobili, laboratori di scienze per le elementari, per i classi più piccoli, non cito perché dovrei citare i prodotti, però ci sono tanti, ci sono dei PC che sono a mobiletto, che servono, se voi ci montate sopra i software per la comunicazione aumentata, assistita, scusate, sono utilissimi per insegnare agli stranieri, ai bimbi con grandi difficoltà, a leggere, perché loro cliccano sul simbolo, ascoltano la parola, vedono il simbolo e girano pagina e imparano la storia insieme ai normodotati. Quindi c'è un mondo, eh? Questa è la soluzione su ambienti piccoli. Su ambienti piccoli porto in classe il laboratorio. E questo è molto interessante. Dovete cercare il prodotto che vi piace. Ma per me il laboratorio è anche un carrello, eh? Per esempio, negli anni, siccome gli studenti delle medie, ognuno ha il suo, da noi c'ha un Chromebook, che si chiama Chromebook, non usiamo più i carrelli. Cosa abbiamo fatto? I carrelli ce li abbiamo, ci servono perché quando magari si rompe uno, noi li chiamiamo muletti, lo diamo ai ragazzini che non ce l'hanno in quel momento, però li abbiamo specializzati. Uno, ci sono i materiali dell'intelligenza artificiale, quindi sono PC che fanno solo quello. In un altro ci sono i PC che fanno la realtà aumentata, quei PC fanno solo quello. E sono kit per lavorarci in uno ogni due, per capirci, 15 PC, insomma. In un altro ci abbiamo montato Minecraft, che è commerciale, per un gioco ultra conosciuto, perché costruiamo Modena in Minecraft, tipico compito delle prime medie, ricostruire la propria città utilizzando il videogioco. Quindi, anche questa idea dei carrelli che non sono più generalisti, ma diventano specializzati, perché dentro delle cose, che qual è il problema dell'insegnante con l'uso dei PC? Io entro in classe, oggi voglio fare Minecraft, devi dalle, te lo devi scaricare, devi avere gli account, ci perdi un'ora solo a fare questo. Invece se c'ho il carrello Minecraft, dietro ogni macchina c'è scritto l'account per entrare nel gioco, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa è la terza, e infine la quarta, che, grazie, molto gentile, che si collega, questo è il nostro spazio d'ingresso, ma ripeto, ho già raccontato che non sono tutte così belle le mie scuole, questo però... faccio vedere l'Agora, lo spazio d'ingresso, che adesso, questa è una foto precedente alla multimedializzazione, adesso ci abbiamo messo un proiettore, insomma, l'amplificazione, eccetera. Un consiglio molto importante, se mettete tecnologia, mettetela a prova di dirigente, perché siccome non tutti i dirigenti, io sono pessimo, tecnologicamente, siccome però non tutti i dirigenti hanno delle competenze, deve essere a prova dell'ultimo competente che c'è a scuola. Perché non è che possiamo essere sempre tecnici che ci sistemano le macchine. Per esempio, questo ambiente è stato multimedializzato, ma si comanda tutto con un computer. Ha un rack, che è un aggetto dove ci sono i pezzi grossi, che non si toccano, cioè quel cartello vietato a toccare, attaccando il computer accade tutto. La proiezione, l'audio, la musica, quello che volete, eccetera. I microfoni, basta attaccare. Questo è un tema molto interessante, la tipologia di installazioni.
perché spesso ci facciamo, anch'io, abbindolare a cose pazzesche, però poi non le sappiamo usare. E abbiamo bisogno di chiamare il tecnico all'ultimo momento. Oh, come si fa? Le superiori c'erano i tecnici, quindi c'erano i tecnici. E quindi in qualche modo sono salvi, noi no, però va bene. L'ultima, e chiudo qui, sono in orario, spero. L'ultima sono gli spazi fluidi. C'è un collega in particolare in Libia che ha lavorato in pensione, credo, ha lavorato su questo, i corridoi, gli spazi di connessione. Sono molto importanti, perché se io inizio a lavorare a classi aperte, ho bisogno di questi spazi, non solo per buttare il ragazzo fuori dall'aula, chiaramente non mi è una battuta, ma mi serve per lavorare in connessione tra i vari spazi. E quindi gli spazi grandi possono avere un ruolo, anche rispetto al tema dei divari territoriali che citava prima Alessandro. Non entro chiaramente in questo tema, però se io devo attrezzare dei mini gruppi, no? Dove lavorare, perché questo, dove aiutare questi ragazzi, e per aiutare non posso avere gruppi da 25 studenti, se no ripropongo la classe del mattino. Allora, se io devo avere dei gruppi più piccoli, devo avere la possibilità di avere dei tavoli montabili e smontabili, da me lo fanno i ragazzini di prima media, quindi la scelta del tavolo, oltre che se il NIFU è a norma, eccetera, eccetera, la scelta del tavolo è legata al fatto che il ragazzino deve poterlo saper montare, anche perché c'è tutto un percorso di autonomia, di capacità, eccetera, eccetera. E quindi contestualmente uno spazio così, per esempio, voi a martedì o mercoledì pomeriggio lo vedete usato per il tutoraggio. Ci sono tre gruppi da 12 ragazzi che lavorano con insegnanti di sostegno, recupero e al potenziamento. Ho letto che adesso nel PNRR ci saranno dei fondi per questa roba, altri fondi per la storia dell'insegnante tutor. Non ho capito che cos'è, però credo ci sia anche questa nuova prospettiva in futuro, insomma, proprio per aiutare quelli che hanno più difficoltà e soltanto. Io credo che le scuole sopra soglia siano una seconda sua più delle in Italia, quindi sono tanti per il Covid, per tutto quello che succede, per una certa privazione culturale. Noi cerchiamo di fare un lavoro differente per questo. Però vedete, già un ragazzo che entra in uno spazio bello, ti abitua al bello. E quindi gli spazi grandi, corridoi, non sappiamo ancora se verrà finanziato l'outdoor, però laboratori di scienza all'aria aperta sono figate pazzesche. Sapete, oggi esistono anche delle pergole, mi dica se dico una castroneria, delle pergole che non hanno bisogno di autorizzazione. Però ho detto una cosa giusta, grazie. Una giusta l'ho detto, scherzo, sono facendo, sono così. Un laboratorio, no? Una pergola, laboratorio con le colture idroponiche, le colture vere, i cassoni, cose che già si fanno nelle scuole, ma sistematizzato, diventa l'aula di scienze all'aperto. E non tutti i posti in Italia fa freddo cane, ecco. No, anche Modena è un posto dove fa più umido che freddo, se vogliamo. Però a settembre, ottobre si sta all'aria aperta. A partire da marzo si sta di nuovo all'aria aperta. Pensate che roba interessante. È come avere un'aula in più, no? Dove poter lavorare su queste dimensioni. Però ad oggi noi di questa roba qui non si hanno specifiche. Però l'outdoor è tutto un tema interessante. Però ecco, utilizzare, se uno degli spazi grandi, naturalmente, i corridoi grandi, questi corridoi anche per fare gruppi di lavoro utilizzando aule che tu monti e smonti. Noi abbiamo comprato da un'azienda nel Lazio dei pannelli magnetici molto belli, che non hanno neanche un costo pazzesco, sono fantastici perché sono innanzitutto in niente, secondo luogo magnetici, terzo luogo ci puoi scrivere pennarelli, sono a soffietto. A che serve questo? Ci puoi fare divisione di spazi grandi, lo riporti. Per esempio noi abbiamo il problema della mensa, lo utilizziamo per dividere la mensa e avere uno spazio grande quando non si mangia, per esempio. E quindi vedete come queste possibilità, no? Ci vuole un po' di fantasia, però qui sto parlando del cosiddetto XL, cioè di utilizzare gli spazi fluidi, cioè gli spazi grandi della scuola, che non sono solo spazi di passaggio. Vedrete che in questo utilizzo, in qualche modo i ragazzi si sentiranno anche più parte della scuola, perché sentiranno anche quegli spazi loro, perché c'è poi tutto il tema della cartaccia, c'è il tema del chewing gum, che sono le cose reali che noi viviamo quotidianamente. Niente, vi ringrazio per l'attenzione, non so se sono stato troppo lungo, però davvero quello che mi sento di suggerire è che ognuno se lo faccia su misura, questo fatto. È fondamentale, perché qual è il mio grande timore, e io pure ci collaboro da anni con le aziende,
che ci arrivi la lista della spesa e il pacchetto pronto. Sinceramente, se posso dire, a me proprio il marchio di Aula 4.0 mi fa paura, perché non mi piaceva l'Aula 3.0, non mi piaceva, anche se io da ministeriale ho fatto l'Aula 2.0, quando ero l'ufficio scolastico, quindi ho fatto tutti i punti zero. Però il rischio è che davvero uno venga e ti dica l'Aula 4.0 è questa roba qua. Ecco. Liberi tutti quelli di presentare le proprie cose, però non esiste un'Aula 4.0, questo è il tema. Cioè, nessuno ha battezzato questi spazi. Se voi vedete i paesi più avanzati dove c'è un uso quotidiano delle tecnologie, non hanno degli spazi attrezzati, no, in maniera spaziale che sembra una navicella. Poi se hai voglia di fare il collaboratore in robotica che sembra una navicella è un altro discorso, perché lì stai sognando con i tuoi insegnanti e con i tuoi ragazzi, è un altro discorso. Per esempio il laboratorio della mia scuola grande di tecnologia è proprio la vecchia segreteria, perché una volta c'era il circolo didattici, quindi è un ambiente anche piuttosto grande, e siccome c'era molto rumore abbiamo messo i pannelli con assorbenti che riproducono tutto lo spazio dipinto con una navicella, e i pannelli riproducono i pianeti. Quindi abbiamo unito l'ultima dei ragazzini tra lì e sembra di stare. C'è uno dei pannelli che c'è l'astronauta che lo guarda così dall'oblò. Questo per dire mettere insieme le risorse, insomma, per creare i progetti originali. Grazie, grazie e attenzione. Se avete domande, approfittiamo dell'occasione, certo. Chiedo una cortesia, se magari vi alzate, perché sì, sennò vedo un vuoto cosmico. Io avevo già fatto spoiler il suo articolo in quattro canti. Avevo seguito la sua informazione quando il capusto ha fatto l'arte del presidio, se non sbaglio. E nel suo documento. Ma ha nominato prima, ho confuso gli articoli. Comunque. Nel suo documento, che è esteso, questa è una sintesi, c'era un'esperienza di una scuola tedesca che mi ha aperto un po' meglio di scuola digitale da tanti anni, ma diciamo che questo studio nuovo degli ambienti di apprendimento mi ha parecchio preso, mi ha parecchio interessato. Ed è stato automatico, e vorrei sapere la sua opinione, il passaggio tra l'ambiente di apprendimento e la rivoluzione totale degli orari. Cioè, aprire, buttare giù i muri della classe. In senso metaforico, no, non me ne vogliano. Le autorità qua presenti, non vorrei finire in galera. Un abbattimento metaforico della parete diventa immediatamente conseguente. Perché credo, non so se lei sostiene anche questa mia idea, perché nel momento in cui io riorganizzo lo spazio, devo riorganizzare la metodologia, devo riorganizzare la didattica, ma devo riorganizzare l'orario, il famoso orario, no? Io devo fare 2 ore di inglese in terza, devo fare 3 ore di inglese in terza, 2 ore in seconda, mamma mia come faccio? Inseguo in continuazione. E quindi mi chiedo come fare a trascinarmi dietro i colleghi, in questo caso qua. Cioè, a chiedere ai colleghi, dire ok, guarda, lo spazio innovativo va bene, ma se vogliamo veramente rendere utile, cioè non carta scritta e lasciata lì in un angolo, qual è il segreto per trascinarsi dietro i colleghi rispetto a una rivoluzione copernicana, tutto sommato, questo, cioè abbattere gli orari. Lei era presente bene in questo video, no? In cui i ragazzi girano tranquillamente in questa scuola meravigliosa, non voglio certo fare quella, però cosa ne pensa? Cioè, quali sono gli strumenti che posso usare per convincere gli insegnanti, i miei colleghi in questo caso? Non so se c'è una risposta. Sì, domanda da 300 milioni di euro, non c'è una risposta, chiunque ha fatto il preside sa che non c'è una risposta, tanto anche con le migliori intenzioni. Però, far vedere dei modelli, formare, mettere a disposizione degli strumenti, poi ti ripeto, io su 4 pressi, diciamo, ho sfondato in 3 su 4, che è già un bel risultato.
Non perché l'altro, no, l'altro sono bravissimi, anzi, cioè, è una scuola seria, si lavora bene, è gente che ti segue, eccetera. Però oggettivamente la domanda che mi fai non c'è risposta oggi. Io ho avuto la fortuna, allora, diciamo che io ho vissuto due modelli. Il modello della scuola dove ero prima, dove c'avevo un vice che aveva iniziato a lavorare su questo, e dove però non c'era un corpo docenti così compatto su queste cose, e dove però c'era lui che era l'anima di questa cosa. Quindi io ho iniziato a lavorare imparando Angelo Bardini, imparando come ci si doveva muovere. Lui lavorava molto alla macchinetta del caffè, che è determinante. Io no, non sono favorevole, però ognuno c'ha il suo stile, perché io dopo un po' prendo un caffè, prendi un altro. No, a parte le battute, ma invece nella scuola dove sono adesso, il gruppo originario delle scuole medie voleva fare questa innovazione perché erano in una scuola media molto grande, formata da 9 sezioni, quindi immaginate la scuola media di 9 sezioni, e si erano stufati di lavorare come lavoravano. Quindi nel momento in cui sono stati portati nella nuova scuola, hanno detto allora proviamo col comune a costruire una scuola diversa. Quindi lì c'è stata, io sono salito su un cavallo in corsa. Però ti dico anche, non per darmi meriti, che queste robe chiedono, è più importante la manutenzione della fondazione, questa anche dal punto di vista architettonico, se posso dire, che è più importante quello che ci metti sopra, perché noi siamo partiti con questa idea e poi l'anno dopo abbiamo tolto alcuni libri e abbiamo preso all'epoca i tablet, adesso i PC. Quindi pian piano, ora siamo arrivati all'autovalutazione degli studenti, dopo 6 anni, siamo al 7º anno. Però sono cose che si costruiscono con loro, ecco, con la comunità. Ah, 2 secondi l'esperienza di Butoschingen, che è molto interessante. In sostanza, tenete presente che è un altro sistema scolastico, e quindi il preside, che io ho conosciuto, molto simpatico, grande amatore del cibo italiano, si sceglie gli insegnanti. Partiamo da questo principio di partenza. Detto questo, gli insegnanti sono anche tutor, a cui vengono assegnati ragazzi non della sua classe, ma di varie classi, non di prima, perché faccio l'esempio con la scuola media, ma magari di prima, di seconda e di terza. E quindi lui la prima parte della mattina, quando si arriva a scuola, accoglie questi ragazzi nella funzione di tutor. Quindi ogni ragazzo ha un curriculum personale. Sì, ogni ragazzo ha un curriculum personale, okay. Quindi lui vede... Questa settimana devi fare questo, mi raccomando, Tarete, non ci stai molto, tedesco, devi imparare i verbi meglio, i preteriti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, lavora su. Dopodiché, l'ora dopo, va a fare il professore di matematica. E nella sua classe di matematica non ha solo quelli di seconda, ma se quel giorno gli spiega Tarete, e si sa che c'è qualcuno di terza che è Tarete, Zoppica, c'è pure lì. Quindi è proprio un sistema differente, ok? Dove la creazione degli spazi è logica, è naturale, no? Hanno un grande spazio, un cubicolo, dove a fine giornata fanno il punto su quello che hanno fatto durante la giornata, ok? Quindi diciamo che io come scuola media stiamo inseguendo questo modello, in qualche modo, non così perché non ne siamo capaci, però non abbiamo questa possibilità. Però il tema è proprio quello di andare verso una maggior personalizzazione degli apprendimenti. Quindi lì il tema è proprio un tema di comunità, perché non è solo il tema degli insegnanti, c'è anche quello dei genitori. Perché in una scuola così c'è la paura che tu perdi, una scuola dove fai didattica attiva, alle scuole medie o alle superiori, anche se il biennio degli assi racconta questo, ti dice che devi lavorare con quello di matematica, no? È questa roba qui. Anche se un po' disatteso, insomma, è un po' il biennio boccia boccia, io lo dico scherzando, no? E fanno fatica anche le famiglie a capire questa cosa, fanno davvero fatica perché pensano che sia tempo perso, quindi che un apprendimento più attivo non sia leggere le pagine, imparare, ripetere. Sì. E lì ci vuole un grande afflato. Ora io però sono contro tendenze, in genere le primarie sono più aperte. C'è un tema proprio di creare la comunità intorno a questi temi. Tanto più alla primaria si può fare ancora di più perché non hai il disciplinarismo spinto, che purtroppo, ditemi voi che state negli uffici, è una delle tendenze, no? Che un po' si vedono, faccio matematica, faccio italiano. Quindi in poesia non dovresti avercela questa cosa. E
quindi sarebbe teoricamente più semplice. Quindi non ho una risposta, sono, come dire, è la cosa che mi chiedono tutti, ma sinceramente sono un uomo fortunato e non accetto più reggenze per questo motivo, perché faccio lo fegato a male. Grazie. Grazie. Sì, c'è una riflessione più che una domanda del signor Francesco. Fino a che non abbiamo indicazioni concrete sulla destinazione di tali fondi, è molto difficile programmare qualcosa che necessariamente implica un tempo scuola maggiore, soprattutto per le scuole secondarie di secondo grado. Ma sta parlando dei divari o del... Se chiedi il tempo superiore, perché tempo in più? Se i divari, sì. Allora, nel caso dei divari dovete proprio, è chiaro che dovete avere varie indicazioni, ma lì dovete proprio ideare che cosa significa aiutare i ragazzi in difficoltà. Io ho partecipato a una conferenza in Valsi, lo posso dire perché c'erano tante altre scuole, apposita per i divari, ci hanno chiamato tutte le scuole per capirci, che erano nei divari, e lì le tendenze erano due, c'era chi voleva lavorare con tutti gli studenti, facendo anche del peer tutoring, e c'è chi voleva lavorare solo con gli studenti in difficoltà, diciamo una sorta di dopo scuola, e quindi chiaramente... Chiaramente significa avere un tempo a scuola maggiore, perché vuol dire che io tengo i ragazzi più ore a scuola, questo è logico. Per il 4.0 io non credo che si abbia un tempo a scuola maggiore, significa cambiare il modo di lavorare, cioè se io voglio continuare a lavorare in una determinata maniera è logico che poi alla fine le tecnologie possano amplificare alcune cose, ma oltre un certo limite non è che possano arrivare, cioè faccio le stesse cose che facevo o libro, le faccio con tecnologie, che non vuol dire libro digitale, vuol dire trasporre online certe cose. Se invece cambia modo di lavorare, è lì proprio, bisogna dire che bisogna credere nella didattica attiva, che è un altro discorso molto più complesso, che non porta via altro tempo, non ha tempo maggiore, anzi, accusano le tecnologie di essere proprio una roba che ti aiuta a fare le cose in maniera più veloce, più superficiale. Quindi, da un punto di vista, non vedo il rapporto diretto fra aule 4.0 e tempi. La domanda che faceva il collega prima era inerente a un'organizzazione diversa proprio dei tempi della vita scolastica, che è una roba ancora più complessa. Non so. Ecco, sì, c'è un'ulteriore domanda che chiede se... Se vedete anche le rassegne stampa online, adesso non abbiamo, ad oggi io non ho visto novità. Ufficiale no, ufficiosa sarà febbraio. Sarà febbraio, almeno dalle relazioni degli incontri che si sono svolti nei giorni passati, dovrebbe esserci, così ho letto online, il 19 un incontro di spiegazione, 19 no, dicembre, è spostata la data a febbraio, proprio perché fino adesso non ci sono state né novità né anticipi neanche. Siamo sognatori ma con il piedo. Almeno prendiamo fiato, visto sì, sarà in mezzo alle rendicontazioni dei pompoli. Come la capisco? Va bene. Ok. In conclusione, noi ringraziamo tantissimo i nostri relatori della giornata di oggi, l'Ufficio Scolastico Regionale che è motore di questa iniziativa, alla quale noi abbiamo fornito solo il contesto in collaborazione con il gruppo di supporto del PNRR e che so aver fatto un lavoro straordinario. Abbiamo stravolto un po' le cose perché non sapevamo bene gli interventi come erano, ma insomma vediamo dinamicamente questi incontri, aiutiamoci a migliorare anche per il futuro. Abbiamo rubato 5 minuti del vostro tempo all'inizio con l'intervento dell'architetto Taravolto perché volevamo essere anche, insomma siamo convinti che ci sia ecco, un bel momento, un primo passo, alcuni seguiranno molti, di collaborazione. Tutti insieme riusciamo a fare dei bei risultati. Miglioreremo, saremo sempre più bravi. Europe Direct è qua, l'Europa ci circonda, abbiamo tante, davvero tante belle iniziative che speriamo
sempre di più di coinvolgere tutti voi e poi anche con l'architetto, con la parte di nostra competenza, con i dirigenti degli istituti, insomma, con tutti di lavorare davvero sinergicamente, perché questa è una grande montagna di soldi, ben gestita e quindi senza interferenze nei progetti e nient'altro. Grazie mille, grazie davvero a tutti. Siamo lietissimi di avervi ospitato nella nostra casa. Grazie, grazie. Thank you.